stiamo aumentando quelli che sono i casi positivi, in particolare i nuovi casi positivi, un migliaio in Veneto, 1029 oggi, di cui 250 a Padova. Padova guida ancora purtroppo questa classifica. Maglia nera anche per le terapie intensive, su 57 ricoverati in Veneto, 20 sono in provincia di Padova, 12 in azienda ospedaliera. La situazione ospedaliera è sotto controllo, spiega il direttore generale dal BEN, ci si organizza, ma in una Padova che sfiora i 3.000 positivi l'appello non può che essere. Assolutamente vaccinatevi. È importante completare il ciclo vaccinale con questo richiamo, con questa terza dose. È un appello che viene fatto in particolare ai fragili, in particolare a chi ha più di 60 anni. Adesso si sta aprendo anche dai 40 anni in su, quindi approfittiamo veramente di questa opportunità. Soddisfatto delle disposizioni di regolamentazione delle manifestazioni, potenziali pericolosi assembramenti? Assolutamente sì, sottolineavo il fatto che la spiegazione ai numeri che si stanno appunto vedendo di aumento dei casi positivi sono legati. Ah, vabbè, il virus circola e questo lo sappiamo, ma perché prende? Dove prende? Prende negli assembramenti, nel non uso della mascherina, si gira per Padova alla sera, insomma l'happy hour per me non è che sia proprio tanto happy hour, eh. Intanto l'azienda ospedaliera di Padova è capofila insieme a quella veronese nello studio della sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica, una potenziale conseguenza del virus nei più piccoli, identificata nel luglio 2020 in coda alla prima ondata. La malattia, come dice il nome, è infiammatoria, multisistemica, quindi interessa molti organi e apparati e insorge dopo 4-6 settimane da una infezione o da un contatto con il SARS-CoV-2, cioè malattia di Covid. È tipica dell'età pediatrica perché non ci sono, a mia conoscenza, proprio esempi nell'adulto. E purtroppo in alcuni soggetti predisposti il virus agisce come trigger, è un cerino che accende un'infiammazione, ecco, un fuoco, che è un fuoco infiammatorio. 46 casi registrati in Veneto, la maggior parte dei quali curati proprio dall'azienda ospedaliera di Padova. In generale, 232 bambini Covid positivi passati al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Padovano, l'80% dei quali con forme da moderate a lievi. Ma il long Covid, sia pure in misura minore, esiste anche per i più piccoli. Stanchezza, problemi respiratori, fino agli strascichi cardiaci, dopo i casi in particolare proprio della sindrome multisistemica.